Allora faccio l'ultimo Ah, non posso eccoci qua, cominciare anche eccoci qua. Leo, raga, dai. Grazie Manuele per i 5 mesi, Non ci grazie vuole venire su bro. FIFA, bro. Ma come Dai, no, minchia, dai, Leo, che no, serio? ragazzi, Code 2, no, è uscita la beta, gioco dai. qui, dai, basta. Ma dai, minchia, ma fino a un'oretta. Ha abbandonato la nave, Cioè, mezzanotte e mezza. No, brother. Ah, nuda. Grazie, puoi festa per i 13. andare. Ragazzi, io amo Call of Duty, it's my life, so I can play FIFA right now. You know, Godi Berro? Sirbone. Io no, io no, io no, io no. Siamo code addicted, non possiamo giocare agli altri giochi ormai. Serio, minchia, se andate su FIFA siete Volevo. delusional, ve lo dico, eh. Ah. E sai cosa, Dario? Ti meriti di non essere invitato al Code Next. È qui che si vedono Bro, quelli ma che ci io. tengono, Cioè, brother, aspetta, che stanno qui e giocano già. solo alla beta. Voglio vedere un attimo quante ore di gioco sulla beta per ora. No, ma non capisci, Secondo un vero me. Code Next member, cioè quando c'è la Non la beta, ha molla la mai. beta in testa, bro, non esiste FIFA, Non capito? la molla mai. Sì. Aumentassero i Tiro più livelli, forte. minchia, cioè, Vabbè, ma almeno. lo faranno, lo fa... di solito lo fanno Ovvio, sempre però. poi. Sbloccato tutto, minchia. Volentieri. Pronto anche a mettere una buona parola per te per l'anno prossimo. Io ho detto, guardate, Dario Martis tanto giocherà solo alla beta sti giorni. Mi sono pentito. Anche quando esce il gioco finale giocherà solo alla beta, Dario. Sì, al suo livello 20 scritto, Dario, mi mi sono pentito, mi sono 90... pentito. 24 ore su 24 di beta al giorno, l'anno prossimo sei a delay. Ah, sono visto che è partito. Posso dire che tu ci l'aggancetto. scherzi, ma potrebbe succedere realmente. No, beta no, però giocassi realmente tanto a COD. Cosa, Iano? Però partì ma quando uscirà il balilla. gioco, sì, ho visto anche Ieri. la mappa, serio, mi piace. Bello, Cioè. Ma bello è così Lazza. che si inizia Sì. male, no? Esce la beta, vado su FIFA. Poi non ti lamentare, minchia, se lei non ti vogliono. Beh, ma io Se sei vedo quelli bandito che dalla giocano a città. COD, minchia, sulla beta, cioè, ci stanno giocando in pochissimi, in realtà. Sì, già su Warzone. Io Warzone non l'ho più acceso. Dio, Leo, che prossimo anno vinci tutti i tornei. Cioè, io e Fede già abbiamo dei progetti in testa, no? Ma veramente quindi te lo stai andando? Perché c'è un ragazzo di Activision in chat ora, è molto minchia imbarazzato, eh. Devi stamparmi già il biglietto per Elena No, 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 prossimo, no, guarda, minchia, non ci adesso dormo lo stavano già stanotte. stampando. Lo stava già stampando. Masa, tu hai un compito, Masa, devi ammazzare quello che va sopra, ti Grazie prego. Real per il Prime. Grazie, brother. No, ma cos'è, ma ha switchato, minchia, sta roba qua è una stronzata. Masa, devi dare compiti tipo bandiere. Se gli dai compiti di killare, brother, mi sa che resti bello a bocca asciutta, eh. Ma tuo padre. Madre, quell'incatenato, minchia. Guarda dove cazzo Immagino è quello là. Devo essere tutto incatenato. Tutto incatenato, eh. No, ragazzi, tenete la vita, non morite. Questi sono li vado a prendere sullo spawn, li becco. Minchia, ma è già finita, raga. Ma dici match. Perché Dario 9 bombe? Comunque, eh. Masa Farei 2. notare, che sfotteva. Secondo game che è vero, sta per dire, era un attimo impegnato. Sì, ragazzi di Activision, Dario vuole andare su FIFA. Datelo un altro il biglietto. Non invitate Rive Fede, che ne so. Io. O Sebastiano Trippa, potrebbe Fede essere interessante. Mamma mia. Già vedo la mia postazione, cioè, scritto la postazione con scritto Sebastiano Trippa dalla minchia. FaZe Swag, Askers, Sebastiano Trippa. Io me lo sono portato via la roba col mio. Cos'è che ti sei portato a casa? Targhettina col mio nome. Io resto, ma rimango in lobby, eh. Va bene, Lugone, va bene, tranquillo. Seguo la live. È fatta in oro, tra l'altro, questa targhettina, eh. Placcata in oro? No, no, è proprio oro, bro. Quindi, boh, Dario, vedi tu, nel senso, quello che preferisci fare, se ti interessa veramente partecipare a un Code Next. Oh, madonna mia. Vedi tu. Di certo non è una buona Code presentazione. Next, finito da 3 giorni. Brother, ma le basi solide si mettono all'inizio. Se già all'inizio tu te ne vai a fare altre cazzate, chiaro. Cioè l'idea che passa è Dario Martiz uguale un chiacchierone. Sì, chiacchierone. Qua, qua, qua. Un qua, qua, esatto. No, io oggi pomeriggio, minchia, ero qui a grindare la beta. Ieri uguale, l'altro ieri uguale, pomeriggio e sera. Brother, ma non puoi avere altri giochi in testa. Vorrà dire che ci andremo noi amanti di Call of Duty. Tutto qui. Io Rive Fede. Ma Fede può viaggiare da solo? Penso abbia bisogno dell'hostess. No. Praticamente Fede non potrebbe mai essere invitato a una roba del genere. Perché no, non è... intanto se lì stai non penso. Esatto, perché... In America non penso, zio. Facile da spiegare, minchia. La dogana lì che sono super severi. C'è un minorenne da solo così.
Poi sono rimasto fuori dalla lobby perché non ma poi non sarebbe anche chi ci accompagna, no? Non sarebbe a modo di gita scolastica che si devono prendere la responsabilità di portare un minorenne così tipo professore letteralmente. Cioè, una gita. Ma... Sì, una gita, cioè. Non nascondete il fatto che Masarone mi ha appena fatto entrare, ha detto dai Iano ti lascio il posto, e si è appena chiesto ma perché sono fuori dalla lobby? Veramente? Giuro. Ma, ma tu non sei lucido, Masa? Ma siete, scusami, se sei andato via Lucone vuol dire che c'era posto per me, infatti non c'è Lucone. Oh, porco minchia, immobile. Oggi la Newcastle non scenderà in campo, ma non tutti, non tutti. Bruciato di un bamboccio. C'è grande attesa per la Newcastle. Comunque Iano e Masa si beccano tanto, No, io voglio bene. Io voglio bene a Masa. Sarebbero dovuti andare a vivere assieme. La partita è una merda, giuro, una merda. Esatto, minchia, fino a qualche giorno fa dovevano andare a vivere insieme. Me la immagino quella convivenza. Le cose cambiano in fretta. Tu, Iano, con chi devi vivere adesso a Milano? Io con Rospo e... Ma ancora... Ma veramente? Sì. Ma questa... vabbè, brother, con Rospo ci vuoi vivere realmente, in teoria. Ma l'idea di... C'è ancora valida questa idea che hai? Di andare lì a vivere... Il giorno. In realtà adesso è cambiata la cosa di Iano. Vuole venire un anno, lavorare, intanto stare qui a Milano. Minchia, brother, giuro, cioè... Non c'è un'idea diversa. È cambiato. Ma voi non stai dicendo. Voi mi avete imposto. No, perché te l'hai imposto? Sono arrivato troppo tardi per l'università. La classe è servita. E quindi salti un anno. Potrebbe farlo, effettivamente, Luca. Non hai cercato mai lui in questi mesi. Ma non puoi ospitarlo tu, Dario Iano, così per il periodo iniziale che cerca lavoro. A meno non paga l'affitto. No, dillo ai tuoi, minchia. Se non lo fai, sei una merda. Una reggia di Bovisio. Ma dillo che fai, se no, Dario. C'è ancora tuo zio o c'è spazio sul divano? No, c'è tuo padre, perro. c'è la salma. La madonna, mica la salma, no. Non mica è morto, brother. È ancora vivo, figlio. Ma solo. Però mi ricordo c'era un periodo di difficoltà dove dormiva appunto da Dario. È durato minchia un botto, tra l'altro, quel periodo, Mesi. Mesi. Vuoi che affitto il divano in sala, Iano? Vabbè, caro. Così se te lo pagasse? No, però scusa, ma se hai lo spazio, minchia, perché non lo fai venire lì? No, minchia, è il divano, cioè, ma che spazio è? Porco di cazzo. Vabbè, bro, gli dai un tetto sulla testa. Scherzi a parte, non penso, minchia, che rimarrà, cioè, una condizione a vita. Nel frattempo per aiutare. E tu lasci un tuo amico, minchia, in mezzo alla strada? Ah, in mezzo ad una strada, in realtà un bel tetto sotto la testa al momento ce l'ha. Ma sta per finire la pacchia, quindi deve cercare su una casa. Ma che adesso. Finire la pacchia? Lui che vuole venire a vivere a Milano? Cioè. Ci stanno sfrattando qua. Vuole fare la vita mondana a Milano, Iano. Iano vuole a tutti i costi finire a Milano, è incredibile. Boh, secondo me zio... Un po' di fresca la stai mettendo da parte ora che sei giù in Sicilia, ascolta. Sì. La nostra sta solo sperperando quella fresca. Se ce n'era da parte. Allora, mi sa che c'è qualche problema. Effettivamente non so quanto può essere una buona idea. Basta parlare di me, vi prego. Basta, che lo sapete che mi fanno innervosire queste cose. Mi fanno innervosire. Hai voluto giocare, hai voluto la bicicletta, mo' pedali. Ora Pasqualone parlerà solo di Iano che deve andare a Milano. Oh, comunque, Dario, secondo me tu potresti ospitarlo. Se non lo fai, siete veramente degli avidi. Magari c'è qualcuno veramente in chat che è di Milano. Smettila però di dire queste cose. Minchia, ti vogliono mettere a casa mia. Cioè, sei un suo amico, bro. Ma che cazzo? Ma stanno scherzando anche tu. Potresti andare a vivere a casa di Miglio, se vuoi. Non è un'altra roba mitizzata, questa. Una situazione difficile, Berro. No, capi, ma è seria sta roba che lo vogliono sfrattare? Oh mio Dio, mamma mia, che stupido anche questo. Viano venderà la play. C'è bisogno. Raga, sto cercando di capire. Ma la roba di Iano che lo sfrattano è vera o no? No, brother. Il problema è il fratello quello che si è sposato che lo sfrattano, quindi devi ospitare anche lui. Ma non puoi venire andare a casa di tuo fratello, minchia. Cioè. Sì, ma è sposato, cioè. Vorrà anche scopare con la ragazza, Iano, cioè. Vabbè, ma aiuterà, cioè, pulirà i piatti in casa, farà qualcosa, non è che vivrà basta, voglio dire. Parliamo di Lussemburgo, di Moldavia, qualcos'altro. Moldavia. Mamma mia. Parliamo della nazionale senegalese dove gioca Baba. Guarda, io ti giuro, guarda, io ti ospito.
ospiterei. Cioè, se suo amico fosse in strada, ti ospiterei, giuro. Lo so, dove sei fatto. Lo e infatti, zio, sono soltanto alcuni qua dentro che potrebbero effettivamente ospitarlo. Certi bastardi avidi. Ma scusami, Berro, dagli casa tua se ne vai via. Oh, ragazzi, però, ma per piacere ve lo sto chiedendo. Basta, minchia, basta. Mai visto quali corsi dell'università potresti fare sostitutivi? Ho detto basta. Masa vuole proprio rompere il cazzo comunque, Iano, eh. Ho fatto una domanda, mamma mia. Ma si vede che vuoi stuzzicare. No, allora, a parte le cazzate, che corso hai scelto? Cioè, qua non lo so, vorrei saperlo davvero. Clochard, mi sembra. No. Angolo, 22 bombe, botte. Un bel clochard, figlio. No, però scusa, mi aspetta un attimo, scherzi a parte, ma adesso io sono serio. Tu hai scelto l'uni, ti sei iscritto, ma non è una casa, Iano? No, non hai capito proprio che cazzo. No, ci vediamo domani, ragazzi, buonanotte. No, no, dai. Tu hai detto che avevi il testo. Non fare il bamboccio. Non sto scherzando, muto, per favore, ma è una domanda seria. Che è successo, raga? Minchia, mi sono allontanato un secondo, state urlando. Stanno acchiappando Berro e Iano. Perché? No. Oh, mi sono notato un secondo, giuro. Minchia, Iano lì, cioè, c'è la Berro che parlava, Iano gli fa 21 bombe, stai zitto, bot. E quindi Berro si è incazzato. Vabbè. No, in realtà non, no, è una domanda. No, Berro gli ha fatto. Minchia, ma litigare così per code, ragazzi? Siamo matti? Berro gli ha detto, hai preso l'università e non hai preso la casa. Porco tu, è una domanda assurda, ho detto, cioè, adesso mi è venuto in mente, però, che l'uni veramente ha detto che stai facendo il test e tutto, ho detto, minchia, ma non hai ancora trovato la casa, non mi sembra di aver fatto una domanda. Che cazzo sbia la casa a vuoto. Finché non ti ammettono e non hai il posto all'università, non è che ti ok, ma minchia, non è una non l'hanno presa, raga, trovare una casa, ma non l'hanno presa in nulla, per quello sta dicendo. Ah, e io che cazzo ne so, raga, minchia, lo sapevo, ero rimasto a no, perché non viene a Cagliari, bro? A lavorare, perché i posti in uni sono full. Io non lo sapevo. Perché non viene a Cagliari, bro? Fare cosa? A vedere qui, bro. Tra poco arriva anche Flip. C'è Praci, bro, a Cagliari, È l'università di Cagliari. No, Cagliari, nel senso, c'è la squadra di Suazzo. Se vieni a vivere vicino a me, c'è anche la sede del Cagliari, bro, dove si allenano, non puoi andare. Guarda, io sono le TikToker, però, Iano, Non ci sono le TikToker a Cagliari, Iano. Scusa, qual è il budget tuo? Iano, scherzo, qual è il budget? Non rispondo più io. Cioè, non vi risponderò più. Potete farmi tutte le domande. Perché in realtà io ho un mio amico che ha bisogno di un coinquilino a Milano. Se mi dici, cioè, non ho capito se stai cercando seriamente o no. Se no, nel caso ti aiutavo, questa era la roba. No, è un mio amico, cioè, uno comunque, in realtà a me qualcuno sta dicendo veramente. Io che se vuole libero una casa, camera a casa mia, che c'è il mio coinquilino che forse va via. L'ho rivista questa scena, è un déjà vu, vi prego, basta. Vabbè, ma guarda che tu lo devi fare seriamente, cioè, questo è il... Sto leggendo una roba per aiutarti, bro, se non te ne frega un cazzo a te. Scusa, ma perché non prendete casa insieme tu e Dario, amico? Così almeno si scoda la casa dei genitori, quel bamboccione. Non sarebbe male. Marro, in realtà, so che voleva andare a vivere da solo, mi aveva detto. Marro, Dario e Iano, li vedo bene in casa. Un altro affidabile, Marro.